Insomma, Federica, la prima domanda sarà subito, senza pensare, dov'è la sede del Senato? Palazzo Madama. Eccola, promossa, possiamo procedere. Beh, insomma, ne abbiamo viste delle belle questi giorni, direi. E, a dir la verità, guardando un po' quello che tu stessa dicevi qualche mese fa, sembrava, cioè, rileggerlo col senno del poi è stranamente profetico, no? Sì, ci sono alcune cose che effettivamente sono emerse in questi termini. Io quando parlavo appunto di impreparazione da parte dei candidati non intendevo un'impreparazione tecnica. Magari lì ci sono persone che sarebbero perfettamente in grado di costruire un impianto fotovoltaico, però non sanno come funziona la macchina amministrativa, in questo caso la macchina governativa. E quindi è fondamentale entrare all'interno di quelle istituzioni preparati da questo punto di vista. Anche perché nel momento in cui si incomincia un percorso di questo tipo non si può pensare di gravare sulle spalle dei cittadini per tutto il tempo in cui è necessaria una preparazione. Uno dovrebbe arrivare che le cose le sa già, se no partire dall'inizio quando si è già eletti diventa comunque un peso per i cittadini. Chiaro, infatti sono emerse questioni di questo tipo in primo luogo con Bartolomeo Pepe, che insomma adesso abbiamo fatto questo piccolo exploit, no? Sulla falsa riga dell'intervista che ha fatto con Cruciani, Certo, giusto? io sono rimasta così un po' stupita perché in realtà ci sono anche persone che queste cose all'interno del Movimento 5 Stelle tra i candidati le sanno. Sono andati a beccare quelli proprio che erano più impreparati. Non so se è una questione di statistica, magari ce ne sono tanti impreparati, sono pochi quelli che le sanno, però qualcuno che le sa, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, c'è. Sono pochi, però devo dire. Sono andata a vedere un po' di tue interviste di fine ottobre, inizio novembre, no? Proprio nel Sì. momento, proprio dopo i primi giorni dopo la puntata di Ballarò alla quale hai partecipato, e che è stata, diciamo, il fulcro di quella che è stata la tua espulsione dal Movimento 5 Stelle e il fatto che tu abbia messo in discussione anche la democrazia, no? Del movimento stesso. La pensi ancora come la pensavi allora? O è cambiata qualcosa? Hai qualche consapevolezza in più adesso dopo tutti questi mesi che sono passati da allora? Ma io devo dire che le perplessità che avevo all'epoca hanno trovato delle due riscontro con quello che è successo in questo momento, con quello che vediamo in questo momento. E quindi non mi sembra come posso dire, di aver forse anticipato delle sensazioni che adesso trovano riscontro con i fatti. E quindi credo che bisognerebbe effettivamente interrogarsi su quello che sta succedendo adesso, perché quando io all'epoca dicevo non può svegliarsi un giorno Beppe Grillo e dire vedrei bene come Presidente della Repubblica Antonio Di Pietro, perché devi confrontarti con la base, né? Che cosa abbiamo visto in questi giorni, subito dopo le elezioni, Grillo che comunque continuava ad esprimere le sue opinioni senza però confrontarsi, non dico neanche con la base, ma almeno con le persone che erano state elette, che avrebbero avuto loro maggior titolo se non altro ad esprimere un parere in merito a tutta questa vicenda. Sei stupita del risultato delle elezioni? No, non sono assolutamente stupita. Fra l'altro, già nei corridoi di Palazzo si sapeva che il risultato sarebbe stato intorno a un 28-30%, quindi in realtà è stata una conferma di quello che già prima si vociferava. E non sono neanche stupita perché c'era un grandissimo malcontento, per cui tantissime persone hanno votato per il Movimento 5 Stelle, non tanto perché credono che sia effettivamente una forza in grado di risollevare le sorti del paese, ma perché pur di non dare il voto alle solite facce, Bersani e Berlusconi, avrebbero votato qualsiasi altra cosa, e questo secondo me lo dimostra anche il fatto che comunque l'astensionismo è aumentato. Il Movimento 5 Stelle, pur avendo fatto un ottimo risultato elettorale, non è comunque riuscito ad aggregare gli astensionisti, che sono in realtà il reale pubblico di questo movimento. L'astensionismo è aumentato e abbiamo visto semplicemente uno spostamento di voti da parte della destra e della sinistra che sono convogliati nel Movimento 5 Stelle. Sai, sono in tanti a porsi delle domande in questo momento sul movimento, su come funziona, su quali sono i ruoli all'interno e molto spesso la risposta degli attivisti è
Venite, vedete, studiateci, guardateci, siamo qui. Eppure c'è una base di conflitto, diciamo, specialmente in questi giorni. Ci sono discussioni molto accese, come quella, ad esempio, sul paragone dei discorsi di Grillo, e quelli prima delle elezioni del 32, di Adolf Hitler in Germania. Tu che cosa ne pensi? Io credo che sia vero quando si dice venite e conosceteci, perché noi a livello locale, quando abbiamo fatto le varie liste civiche, quando ho fatto le liste civiche con il Movimento 5 Stelle, era fondamentale la partecipazione sul territorio per capire come funzionava il tutto. Però c'è una grossa differenza tra quelle che sono le dinamiche, le realtà locali, da quelle che sono le dinamiche, le realtà nazionali. Cioè, se è vero che noi comunque a livello locale ci siamo sempre organizzati in maniera molto autonoma, noi avevamo le 5 Stelle da seguire, la Carta di Firenze, avevamo dei punti fissi e poi per il resto eravamo assolutamente liberi di organizzarci come meglio credevamo, altrettanto non è stato per il contesto nazionale. Contesto nazionale ci si è affidati, non ci si è affidati assolutamente, ha deciso tutto Grillo e Casaleggio, tutte le regole, come si fanno le candidature, qual è il contenuto del programma, hanno fatto tutto loro senza che ci fosse un reale confronto. E lo hanno fatto utilizzando, hanno veicolato poi questi loro contenuti utilizzando una modalità comunicativa che richiama, riprende molto quelle che sono le modalità comunicative dell'epoca del fascismo, dell'epoca di Hitler, alcune parole, avevano ripreso anche delle parole di Gramsci quando si riferiva a Mussolini ed effettivamente sembrano parole dette da Grillo in piazza, non c'è una grossa differenza. La differenza in realtà la fanno le persone che si sono avvicinate al movimento. Soprattutto quelle che si sono avvicinate al movimento negli anni passati, parlo del 2007, 2008, 2009, quelle dell'inizio, quando ancora in realtà, secondo me, Grillo usava un modo di comunicare più sempre graffiante, sempre molto ironico, però più morbido. C'era da una parte il vaffanculo del vaffanculo dei, però c'era affiancata una proposta per dire che okay, noi diciamo di mandare a quel paese tutta una serie di cose e contemporaneamente proponiamo questa soluzione. Adesso invece si è arrivati ad una modalità di comunicazione molto più violenta, che fa molto più leva sulla pancia, quindi è una comunicazione molto simile a quella del fascismo e del nazismo, e senza la proposta, per cui effettivamente delle analogie da un punto di vista di comunicazione ce ne sono. Da un punto di vista di contenuti del programma non mi sembra di averne rilevate, bisognerà vedere perché quello che farà la differenza sarà quello che succederà questo governo per capire esattamente se si tratta di una forza democratica e nuova o se invece sarà una storia che si ripete. Pensi che questo cambiamento effettivamente nel modo di comunicare e il fatto che conseguentemente ne siano stati attirati molti esponenti, per esempio di Casa Pound piuttosto che Forza Nuova, possa alterare quella che era, diciamo, quello che era il nucleo originario del movimento? Sì, sicuramente ci possono essere problemi di questo tipo, anche perché io leggendo magari commenti che mi venivano fatti su Facebook, ho notato che c'era proprio uno spostamento verso un'ideologia più di destra nell'ultimo anno. Se noi guardiamo fino al 2011 circa, Grillo ha aggregato un elettorato più vicino alla sinistra, diceva cose un po' più di sinistra e ha aggregato persone più vicine alla sinistra. Dal 2012 in avanti, invece, quando c'è stato poi anche il crollo della destra, ci sono tutti stati i vari casi della Lega, gli scandali di Fiorito, ha incominciato a dire cose più di destra e quindi ha aggregato tutto un elettorato che si avvicina alla destra. Tant'è vero che se uno guarda alcune posizioni del Movimento 5 Stelle a livello locale ci possono essere delle grosse discordanze in alcuni posti, ad esempio come Bologna. Si è sempre mantenuto un atteggiamento nei confronti dei nomadi, dei Rom, comunque di comprensione del fenomeno e cercare di risolverlo, mentre in altri contesti, più verso nord, c'è stato un atteggiamento, se vogliamo definirlo, un po' più leghista da questo punto di vista. E questo è perché comunque il movimento è nato intorno a delle stelle molto chiare, che erano l'ambiente, la trasparenza, la riduzione dei costi, e quindi non avevano delle ideologie di fondo, erano cose molto concrete.
Poi le cose molto concrete possono essere condivise sia da persone di estrema destra che di estrema sinistra, e dopo ci si ritrova dentro lo stesso contenitore politico ideologie estremamente diverse. Adesso bisognerà capire con questo governo come riusciranno, insomma, a mantenersi in equilibrio. Chiarissimo, senti, direi che possiamo procedere con un po' di domande dai lettori, che sono grosso modo quelle con cui vorrei proseguire anche io. E le andiamo a recuperare rapidamente. Io ho visto che hanno scritto in tanti, però non ho letto praticamente nulla. Allora, Va bene così, non ti preoccupare, te le leggo io. Allora, iniziamo dalla prima. È arrivata su Facebook, è di Ciro Andreotti che ti chiede che cosa ne pensi dell'exploit del Movimento 5 Stelle e se ti senti ancora solidale oppure ormai per te è un capitolo chiuso. Ma allora, cosa ne penso? Bene o male l'ho detto prima, cioè era comunque un exploit abbastanza risaputo. Mi sento solidale, non riesco a capire con chi, Penso con con il il movimento. movimento. Ma allora, ci sono sicuramente tutta una serie di temi che io ho condiviso fin dall'inizio e che continuo a portare avanti adesso in comune, quindi quelli li condivido e posso dire di essere solidale con queste tematiche. Non condivido il modo in cui Grillo e Casaleggio stanno portando avanti il movimento a livello nazionale, per cui da questo punto di vista non mi sento minimamente vicina, però sulle tematiche che sono condivise, su quello non ci sono assolutamente problemi a portarle avanti insieme. Ok, altra domanda, sempre a proposito del movimento e dei suoi membri. In base a quello che lei ha vissuto, saranno in grado di esercitare liberamente il loro mandato i neoeletti del Movimento 5 Stelle? Allora, io non lo so, credo che debba essere necessario, perché se non si riesce, loro saranno, mi viene da dire, in balia di Grillo e Casaleggio, c'è il grosso rischio che il governo possa comunque crollare comunque molto in fretta. Io credo che dovrebbero riuscire, i parlamentari che sono stati eletti a esprimere le loro opinioni, ad esprimere la loro linea politica. E Grillo e Casaleggio dovrebbero essere un supporto comunicativo per dar loro voce. Se si rivela essere il contrario, non, cioè, abbiamo fallito in partenza, insomma, non si può pensare di poter proseguire con un percorso politico fatto in questa maniera. Allora, andiamo avanti con un'altra domanda di Aldo Curatella che chiede: perché all'improvviso ti sei trovata in disaccordo col movimento? Possibile che solo a quel punto ti sia accorta di tutti quei problemi di democrazia interna, maschilismo, mancanza di progetto? O stavi solo opportunisticamente tacendo solo per conservarti il posto? Allora, improvvisamente questi problemi sono stati messi all'attenzione dell'intera nazione. Ma io moltissime cose le ho messe in discussione fin dall'inizio. Io mi ricordo perfettamente delle riunioni già nel 2009, quando con Grillo e Casaleggio, appena eravamo stati eletti in comune a Bologna con le elezioni del 2009, dicevamo: noi però abbiamo bisogno di questa piattaforma di voto condivisa, non possiamo arrangiarci tutte le volte in maniera molto, molto autonoma, perché finché dobbiamo gestire delle cose locali non c'è problema. Ma se dobbiamo costruire un programma nazionale, serve una piattaforma di voto condivisa. Io è almeno dal 2009 che parlo di questo problema legato appunto alle votazioni online che non sono mai state possibili. E io ho sempre detto quello che pensavo, sempre detto quello che pensavo, ma finché rimaneva relegato al contesto locale e non aveva una grande visibilità, rimaneva, come posso dire, nell'ombra, e quindi era forse più tollerato. Nel momento in cui Grillo con il post sul talk show mi ha dato questa visibilità nazionale, io tutto quello che diceva finiva in mondovisione, e quindi hanno assunto non dico più importanza, hanno assunto maggior visibilità le critiche che io comunque avevo posto dall'inizio. Quando ci fu ad esempio il post, quello del movimento, il Movimento 5 Stelle è morto, viva il Movimento 5 Stelle di marzo, il post che fu fatto prima dell'esplosione di Tavolazzi, dove venne pubblicata una chat privata nella quale io ero dentro, io dissi: guardate che questa chat è stata presa
tagliata ed è stata decontestualizzata ed è stata usata per dare un'informazione sbagliata che non esiste, non c'entra nulla con quel messaggio che stanno veicolando Grillo e Casaleggio. Io già all'epoca mi posi in maniera molto critica nei confronti di quello che avevano fatto, però all'epoca non avevo visibilità nazionale, perché per quanto a livello locale questa cosa venne fuori, a livello nazionale non si seppe nulla. Quindi è improprio dire di punto in bianco ho incominciato a criticare. Io ho sempre detto quello che pensavo, nel bene e nel male. Di punto in bianco mi è capitato che quello che dicevo era sulla bocca di tutti.